Ed eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre con il microfono e la cam accesi. Allora, stanotte voglio partire con una domanda diretta. Qualcuno di voi ha notato che i vari prodotti, spray, eccetera, creme contro le zanzare, quest'anno non funzionano? Mi riferisco ai vari Autan, cioè, conosco quello, cioè, ho preso anche varie marche, ma per me sono tutti Autan. Però non funzionano, cioè ogni anno cambiano confezione, diventano sempre più colorati, ci mettono sempre qualche scritta in più, qualche anti questo, anti quell'altro. Aumentano chiaramente di prezzo ogni volta, ogni anno aumentano di prezzo, eppure quest'anno c'è cioè, proprio zero, non funzionano. C'era anche quel falso mito che diceva che magari pungono nel centimetro quadrato dove, della pelle che non è stato spruzzato. Io devo sfatare quest'anno, anche l'anno scorso, direi tutte, devo sfatare questo mito perché su quel centimetro quadrato dove non ho spruzzato niente, si addormentano le zanzare da me. Si addormentano. C'è una roba incredibile. Addirittura pungono sopra le camicie, sopra i vestiti, sopra i pantaloni. C'è una roba. E sì che sono oliato, tra virgolette, so che non è una bella immagine. Praticamente il 98% del corpo, dato che mi provano un fastidio. A questa domanda voglio una risposta sincera, ma non voglio una risposta di tutte quelle persone che dicono: sì, pungono anche a me, pungono anche a me, pungono anche a me, mi fanno di quelle chiazze, e dopo vai a vedere, c'è un puntino di un millimetro che neanche si vede. A me fanno cose così. E soprattutto in un gruppo di 20, 30, 10 persone pungono me. Io a quelle persone mi rivolgo, a quelle che sono veramente destinatarie delle attenzioni particolari di ste maledette zanzare tigri, ok? Ecco, a voi faccio questa domanda. Secondo voi quest'anno i vari prodotti servono a qualcosa o non servono a niente? Perché c'è una cosa assurda, quest'anno sono stato punto in tutti i modi possibili e inimmaginabili. Ma non dico neanche tanto in casa, perché in casa tra zanzariere, macchinette che comunque qualcosa casa fanno, cioè il fatto quelle macchinette con la luce, è chiaro che le vanno sulla luce, dopo ho la racchetta, cioè è tutto chiuso in pratica, cazzo. Se ne entra uno o due, la uccido nel giro di 2 secondi se la vedo. Sono attrezzato, però fuori è una cosa. Ci sono zone che veramente. E mi fa anche rabbia perché vedo persone che non vengono minimamente punte. Non voglio neanche perdermi sulle spiegazioni perché qualcuno viene punto, qualcuno no, me ne frega niente. Però qualche volta, gli anni scorsi, con l'Autan riuscivo un po' a rimediare, cioè se una persona che non era soggetta a queste cose veniva vicino a me, che ero completamente pieno di Autan, avevo qualche possibilità di scamparla. Quest'anno no. Quest'anno comunque puntano a me, sono attratte da me, vengono da me e sanno che possono mangiare. Tante cose, ho letto, ho fatto il primo al post, cioè, sono tante su Facebook, ci sono tante persone che hanno questo problema. E c'è una persona che mi ha consigliato una specie di cerotto, che sarebbe per i bambini, però in teoria va bene per anche per i genitori, io genitore non sono, però ho detto questo devo ancora provarlo, sono andato in farmacia e gli ho chiesto sto cerotto, no? Questa è bella. E in pratica mi fa, aspetta che guardo, però non so se ce l'ho. E io, vabbè, in ogni caso c'è un prodotto simile, qualcosa di simile, glielo faccio io. Il farmacista mi fa, quanto pesa? E io gli faccio, boh, sui 90 kg penso. Sui 90 gli ho detto. C'è stato un attimo di silenzio perché chiaramente lui pensava che fosse tipo per mio figlio o mia figlia, ok? A che ho detto: no, 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 è per me, è per me. E c'è stato un nuovo attimo di silenzio. Detto questo, vediamo chi mi risponde. E buonanotte.